Coltivare la memoria per comprendere meglio presente e futuro, per parlare giovani, ascoltarli, per aiutare loro a costruire delle figure di riferimento. Il sit-in organizzato dalle sigle sindacali il giorno della commemorazione dell'attentato di Capaci è servito anche a questo, a tessere un nuovo, più solido filo tra le generazioni, tra chi ha vissuto profondamente il passato e chi lo sta scoprendo solo ora. Noi come CGIL CISL UIL in questo momento vogliamo essere vigili su quello che sta accadendo, vogliamo dire no e vogliamo infondere la cultura della legalità. Manifestazione abbiamo invitato anche le scuole, anche il corpo docente e gli insegnanti proprio perché è dalla scuola che deve partire il senso della legalità, il senso civico e della scuola che deve formare nuovi cittadini. No alla violenza, sì alla legalità. È un messaggio che vorrebbe correre veloce prima di tutto nelle scuole e soprattutto dopo l'attentato compiuto a Brindisi. I ragazzi affermano continuamente, quotidianamente, il loro bisogno di legalità e il loro bisogno di poter vivere in una società in cui le regole esistano, siano rispettate e in cui i cittadini che le rispettano siano riconosciuti come tale e non equiparati a coloro che invece hanno sprezzo delle regole. Il ricordo di Falcone e Borsellino ci aiuta a combattere tuttora un fenomeno sbagliato e maligno come la mafia. Credo che vedere delle persone che muoiono per una causa sia fondamentale per noi, perché cioè noi andiamo in giro, magari si vede la droga, anche i problemi di oggi, e avere delle persone che hanno combattuto per delle cause contro cose di questo genere sono fondamentali.